background, il Natale si è appropriato della mia stanza, sono felicissima perché finalmente abbiamo una bella atmosfera natalizia e ho addobbato apposta il mio studio proprio per farvi avere un bel background natalizio e festivo, quindi ho messo tutte le lucine e poi attorno allo specchio ho messo i festoni dorati, qui c'è un alberello di Natale, credo no, qua. Sì, qua. E poi ho addobbato anche la lampada con le lucine, con i cosi, non so neanche come si chiamano, ma perché lo sapete che quando c'è qualche festività o anche solo quando filmo, io mi emoziono e divento tutta felice tra le nuvolette. Oggi ho messo anche i miei orecchini fantastici, fichissimi, a forma di albero di Natale, con tanto di fiocchetto e campanellina, cioè veramente rendiamoci conto come sono messa, ma adoro questi accessori kitsch veramente. E quindi oggi, tanto per restare in tema, perché veramente, allora, ieri è nevicato, è veramente qui è una cosa spaventosa, ma è bellissimo, cioè io ho sempre adorato il Nord Europa appunto per questa atmosfera natalizia che c'è sotto le feste, è la neve, è la cosa che veramente non potrei vivere senza neve, è bellissimo, qui nevica veramente ogni anno e ce n'è sempre tanta di neve, quindi quando nevica, nevica come si deve e quindi appunto è tutto bianco, poi andremo a farci con Neil una bella battaglia a palle di neve. Comunque, allora, anzi, voglio fare anche il pupazzo di neve in giardino, vedremo un po' come esce, se esce decente ve lo faccio anche vedere magari su Facebook. Comunque, oggi volevo fare il Winterlicious Tag, cioè questo tag natalizio che ho visto fare dalle ragazze americane e ci sono diverse domande legate al Natale, sia legate appunto al mondo beauty, trucco, che al mondo della moda e anche insomma un po' in generale proprio del Natale. Quindi iniziamo subito, ho qui davanti a me le domande. Allora, smalto invernale preferito? Allora, l'ho preparato, è quello qua, che tra l'altro è quello che indosso oggi sulle unghie. L'avevo usato come base, poi sopra ci ho messo un altro smalto trasparente con glitterini e queste paillette, ed è appunto questo smalto Chanel che ho preso l'anno scorso e faceva appunto parte, ma va, della collezione natalizia l'anno scorso, e si chiama Rouge Carat ed è questo bellissimo rosso glitterato, ha dei riflessi quasi dorati e mi piace perché non ha tantissimi glitter, perché ho anche smalti che hanno glitter ma non li vedo adatti a tutte le occasioni, invece questo mi piace, mi sembra molto natalizio e festivo ma non esagerato. Poi domanda numero 2, prodotto per labbra preferito durante l'inverno? Allora, già lo sapete che senza il mio balsamo labbra al miele Burt's Bees non potrei stare, perché già così ho le labbra screpolate praticamente tutto l'anno e non so se capita anche a voi, ma io ho il labbro screpolato è sempre quello inferiore, non è mai quello superiore, non sono mai tutti e due, solo quello inferiore, io non riesco a capire perché. Comunque sì, senza i miei balsami labbra, appunto adesso sto usando quello della Burt's Bees, non potrei stare, però per quanto riguarda il trucco, perché ormai lo conoscevate il mio balsamo labbra, non volevo rifarvelo vedere, quello che mi piace indossare sono i lip gloss brillantinati, glitterati, non so perché, ma soltanto in inverno mi piacciono i lip gloss glitterati e appunto tendo ad usarli molto molto di più rispetto alle altre stagioni. Uno che ho preso l'anno scorso e faceva parte di un kit di quelli natalizi, ma per non perdere tutto il kit mi ero presa solo il prodotto appunto singolo, e questo è il Dazzle Glass Get Rich Quick, che è appunto questo. È un rosso marroncino ma ha tantissimi glitterini dorati, verdi e a dirlo così sembra brutto, però vi assicuro che è molto bello sulle labbra, anche perché questo marrone non è troppo forte e le scurisce solo un pochino e lascia tantissimi brillantini, quindi mi piace. E stessa cosa, molto simili sono anche i gloss Kiko, non so se fossero edizione limitata questi, ma questo somiglia molto ad uno della MAC che avevo, e anche questi sono appunto con una base semitrasparente con tantissimi glitterini, quindi sì, questi sono i prodotti labbra che preferisco. Poi, capo d'abbigliamento più indossato durante l'inverno? Allora, quello che mi piace molto durante l'inverno sono queste mantelline. Questa l'avevo presa da Zara l'anno scorso e mi piacciono perché tengono molto molto caldo e le metto sopra delle maglie
magari non molto grosse, però parecchio lunghe, e stanno bene anche sopra la giacca, devo dire, e, ne ho un'altra anche marrone che avevo preso da Motivi, e le adoro perché tengono super super caldo, e poi sono, non lo so, le vedo molto alla moda, mi piacciono perché danno un tocco in più ad un outfit che altrimenti sarebbe un po' noioso. Poi candela profumata oppure profumo preferito per l'inverno. Allora, le candele profumate le adoro, però non ne trovo tante che siano veramente molto profumate, e mi piacciono quelle dell'IKEA, anzi l'ultima volta che ci sono stata mi sono dimenticata di prenderle. Però sì, candele profumate, ancora devo trovare un negozio che ne abbia tante e dove poter scegliere appunto il profumo che mi piace di più. Un profumo però che sto usando in quest'ultimo periodo è l'ultimo profumo uscito della Givenchy, che si chiama Dahlia Noir. Io non sono sicura di pronunciare bene i nomi francesi, lo sapete, correggetemi se mi sono sbagliata, ed è questo profumo, è molto molto invernale questo profumo, è, ma comunque non è troppo forte, credo che sia adatto sia al giorno che alla sera. Poi, bevanda preferita per l'inverno, allora, senza dubbio il mitico intramontabile latte e miele. Io adoro il latte caldo con il miele, perché il miele si scioglie ed è, non lo so, mi sembra veramente la bevanda perfetta per le serate in cui fa freddo e voglio scaldarmi un po' con qualcosa di dolce e buono. E sì, mi piace moltissimo anche la cioccolata calda con i marshmallow, il ciobar, mamma mia, il ciobar è strepitoso, me lo sono fatta spedire da mia mamma dall'Italia, sia la cioccolata bianca che quella al latte, è strepitoso. Film preferito per Natale, allora, questo è un po' difficile, mi ricordo, ogni anno guardo sempre Mamma ha perso l'aereo, vabbè che lo danno in TV ogni anno praticamente a Natale, e quindi sì, Mamma ha perso l'aereo, e poi quel film dove c'è lo scheletro, c'è Jack O'Lantern, quello di Halloween, che finisce nel mondo di Natale e chiama Babbo Natale, Babbo Nachele, e cerca di portare nel suo mondo il Natale, ma quello che ne viene fuori è tutta un'altra cosa. Non mi ricordo il nome di questo film, ragazzi, prego aiutatemi, sono sicura che tutte voi lo conoscerete, quindi scrivetemelo nei commenti. Però sì, quello è anche un film che mi piace molto, che non so mai se guardare ad Halloween o a Natale, poi finisco per guardarlo sia ad Halloween che a Natale, e poi in generale tutte le commedie natalizie. Ah, un film che adoro per Natale, è un must have, è il Polar Express, quello fatto in cartone animato, però ispirandosi a dei personaggi veri, so che il capotreno è Tom Hanks, quel film lo adoro, devo guardarlo sempre a Natale. Allora, canzone natalizia preferita, allora, un po' difficile perché me ne vengono in mente solo di super scontatissime. Mi sta venendo in mente Jingle Bells cantata in sloveno, perché è quello che cantavamo sempre a scuola, e io ho fatto appunto scuole a lingua di insegnamento slovena a Trieste, però appunto parlavo sloveno con i professori, con i compagni, e mi viene in mente Jingle Bells cantata in sloveno. Vi faccio sentire un pezzettino, vi prego, non mettetevi a ridere. Basta. Poi, dolcetti oppure cibo preferito per Natale. Allora, abbiamo fatto uno shopping natalizio sfrenato io e Nile, abbiamo preso tantissime tantissime robe dolci e buone da mangiare, e sicuramente una delle cose che io adoro a Natale sono le candy canes. Non so come si chiamino in italiano, sono dei bastoncini di caramella alla menta e, non lo so, fanno tantissimo tantissimo Natale. Sul tavolo ho una bacinella con queste candy canes messe tutto attorno e ogni tanto vado e ne prendo una. Ieri me ne sono mangiata tipo 5, le adoro, non so perché, ma mi piace andare in giro e mangiarmi, che sono tipo dei lecca-lecca, e mangiarmi queste candy cane, appunto, mi fanno sentire un po' nel paese di Babbo Natale, che tra l'altro uno dei miei sogni è andare in Lapponia a visitare il villaggio di Babbo Natale, e ci andrò, ve lo giuro, vi porterò con me, porterò la videocamera con me, andremo tutte in Lapponia. Poi, domanda numero 10, le tue decorazioni natalizie preferite quest'anno. Allora, dobbiamo ancora fare l'albero, perché di solito lo facciamo il 7 dicembre, fatemi sapere voi quando fate l'albero se l'avete già fatto. Però per quanto riguarda le decorazioni, quest'anno sono particolarmente entusiasta e felice, perché come sapete, per la prima volta in vita mia
quest'anno abito in una casa e non in un appartamento, e quindi abbiamo la possibilità di addobbare tantissimo sia il giardino che il vialetto davanti casa che la casa stessa. Quindi ho già messo un bel cuoricino con tutte le campanelline davanti la porta, poi voglio addobbare un albero che c'è davanti nel vialetto, voglio metterci tutte le lucine, quelle da esterni, devo ancora trovarle, e poi una cosa che ho sempre desiderato è Babbo Natale che sale su per la scala, tipo lì vicino alla finestra Babbo Natale che sale su per la scala. È una cosa che, non lo so, mi è sempre piaciuto questo pupazzetto di Babbo Natale, l'ho sempre trovato adorabile e quindi assolutamente dobbiamo farlo quest'anno. Poi, cosa c'è al primo posto della tua lista di Natale? Allora, non ci ho pensato veramente, sinceramente, però una cosa che vorrei molto è, e che probabilmente mi regalerò, è l'iPhone, il nuovo iPhone, non so nemmeno quale sia, volevo prendere quello, il penultimo, ma Neil insiste dicendo che è meglio l'ultimo, anzi fatemi sapere se ce l'avete, fatemi sapere insomma tutto riguardo l'iPhone, perché io ho un cellulare che ho preso tipo 3 anni fa, non è uno smartphone, non ha il touchscreen, ha una fotocamera veramente... e quindi vorrei veramente avere uno smartphone e poter fare delle foto quando vado in giro, poter avere sempre la connessione, anche perché vorrei poter aggiornare di più la fanpage, magari tante volte vedo qualcosa in giro che vorrei linkarvi, vorrei farvi la foto, spedirvela, cioè appunto farvela vedere, e alla fine non riesco mai perché appunto ho questo cellulare dell'epoca preistorica. Poi domanda numero 12, quali sono i tuoi progetti per le feste quest'anno? Allora, come sapete, se seguite i nostri video vlog, perché Neil l'ha detto, anzi se volete vedere gli ultimi video vlog che abbiamo fatto trovate qui sotto nelle informazioni il link al canale, e quindi sì, quest'anno andiamo a Trieste, quindi torniamo giù a Trieste per Natale, saremo giù soltanto il 24 e il 25, quindi per la vigilia e per Natale, poi il 26 torniamo già su con degli altri amici, ma sono troppo contenta perché passerò il Natale in famiglia, passeremo il Natale in famiglia, quindi saremo tutti insieme, giocheremo a tombola, apriremo i regali, e poi mi manca l'albero di Natale di casa mia, mi manca il presepe, che qui nessuno ce l'ha veramente, cioè qui non esiste praticamente, e quindi sì, sono veramente emozionata e contenta di poter passare il Natale in famiglia. E niente ragazze, questo era tutto per oggi, spero che vi sia piaciuto questo tag, ovviamente se volete partecipare anche voi potete farlo lasciandomi la vostra video risposta qua sotto, e niente ragazze, un bacione! Ciao! In questi 4 anni, in questi 3 anni su YouTube, mi aggiungo gli anni anche su YouTube, in questi 3 anni su YouTube spesso mi è stato chiesto di fare un video su come avere le labbra più piene, più carnose.